Buongiorno a tutte e a tutti. Questo webinar è l'occasione per presentare il report di Laboratorio Futuro dell'Istituto Toniolo dal titolo Gli immigrati nell'economia italiana tra necessità e opportunità. Do subito la parola alla professoressa Sciarrone, prorettore dell'Università Cattolica, per un suo saluto iniziale. Grazie Alessandro, buongiorno. Da parte mia un saluto da parte dell'Università Cattolica e un compiacimento per questa iniziativa. Ritengo che le iniziative che sono state svolte, questa non è la prima, le iniziative che sono state svolte dal Laboratorio Futuro, che è un progetto di ricerca dell'Istituto Toniolo in cooperazione con Ipsos, siano iniziative tutte estremamente interessanti che nascono con un obiettivo ben preciso e del tutto condivisibile e condiviso anche dall'Ateneo. Ovvero dare uno sguardo al domani, questo è un po' lo slogan del Laboratorio Futuro, per poter però agire meglio oggi e comprendere meglio i mutamenti anche profondi che la nostra società sta vivendo per orientarci nella complessità. E i vari progetti concreti che sono stati portati avanti dal Laboratorio Futuro negli ultimi mesi vanno tutti nel segno di questa volontà di aiutare ad approfondire, a orientarci su tematiche complesse. La tematica che è oggetto specifico dell'ultima indagine che è stata prodotta dal Laboratorio Futuro rientra perfettamente in questo quadro, in questo scenario, gli immigrati nell'economia italiana. Un fenomeno di dimensioni rilevanti, ma anche un fenomeno su cui c'è, come poi verrà approfondito meglio nel corso del webinar da parte di coloro che hanno proprio predisposto e curato l'indagine, un fenomeno su cui molto spesso non c'è una adeguata consapevolezza da parte degli italiani, da parte della popolazione, ci sono viceversa degli stereotipi, delle precomprensioni anche in termini quantitativi, che poi sono la base rispetto alla quale si sviluppano atteggiamenti molto radicali in positivo e in negativo, ma che non sono frutto e espressione di una adeguata comprensione, innanzitutto quantitativa, ma poi delle dinamiche che stanno alla base di un tema così rilevante come quello dell'immigrazione nel nostro paese. Quindi benvengano indagini di questo genere condotte con la serietà degli studiosi accademici, ma contemporaneamente anche con quella divulgazione e quella capacità di divulgazione che consente all'università di svolgere il suo ruolo di terza missione, cioè di aiutare effettivamente il tessuto sociale, le forze politiche, le istituzioni a comprendere più adeguatamente l'importanza e la dimensione proprio di determinate tematiche. Sono molto onorata della presenza oggi del ministro Giovannini che, nonostante un'agenda molto fitta, ha voluto onorarci appunto della sua presenza e della partecipazione a questo webinar. Lo saluto a nome dell'Università Cattolica, auguro a tutti buon lavoro, fiduciosa del fatto che uno strumento come quello del webinar, anche in un periodo dove ancora il distanziamento sociale non consente una presenza piena in iniziative di questo tipo, possa però permettere una divulgazione anche più ampia, una diffusione anche più ampia degli studi che sono stati condotti e dei risultati tanto interessanti che si sono raggiunti. Grazie ancora a tutti quelli che hanno curato l'indagine e buon lavoro per il webinar di oggi. Perfetto, grazie alla professoressa Sciarrone per questa bella introduzione che ha già toccato alcuni concetti chiave che riprendo per presentare anche, ma in due parole, che cos'è Laboratorio Futuro. Viviamo in un mondo che è sempre più complesso, che è in rapida trasformazione e questo richiede quindi anche la necessità di potenziare la capacità di ciascuno di noi come cittadini di leggere la realtà, di riconoscere i nuovi rischi e anche le nuove opportunità. E senza strumenti adeguati, davanti al cambiamento, la reazione spesso diventa altrimenti quella di chiusura, di insicurezza e sfiducia.
E questo è diventato ancora più vero, il laboratorio futuro è nato prima, la pandemia ha reso ancora più importante operazioni di questo tipo, perché la pandemia stessa ha messo in discussione molte certezze e ci obbliga a pensare a un domani che sia anche diverso rispetto al passato e riesca a migliorarlo, anche superando i limiti del percorso precedente. E quindi abbiamo bisogno di guardare all'Italia desiderata, che stiamo preparando con le scelte di oggi, che vivremo nei prossimi 5, 10, 15 anni, e dobbiamo farlo attraverso conoscenze solide, analisi approfondite, condivise, ma che siano anche accessibili a tutti e che aiutino quindi collettivamente ad alzare lo sguardo e cogliere le conseguenze future delle nostre scelte di oggi, che è un tema chiave caro al ministro Giovannini, perché è al centro anche dell'idea di sviluppo sostenibile, quello appunto di responsabilizzare le scelte di oggi guardando le conseguenze future. Finora gli open paper che sono stati prodotti dal Laboratorio Futuro hanno riguardato l'impatto demografico, gli squilibri prodotti dalla denatalità sulla forza lavoro e quindi gli scenari che si possono aprire tra 10 anni rispetto alla quando i millennials andranno a occupare il centro della vita attiva del paese e il rischio che la loro debolezza demografica possa combinarsi con una fragilità nei percorsi formativi e professionali se noi non agiamo per tempo nel rafforzarli rispetto al ruolo di essere parte attiva e centrale di un paese che cresce con loro. Un ulteriore open paper ha riguardato le differenze di genere, con un report curato da Ferrario e Profeta, di cui abbiamo anche recentemente pubblicato un aggiornamento che tiene conto anche dell'impatto della crisi sanitaria. E poi ci siamo concentrati con un report fatto in collaborazione con i giovani stessi, con la rete dei giovani del Movimento Uno Non Basta, dove appunto ci siamo concentrati di più sul tema dei NEET e sulle risposte che si possono dare rispetto appunto a questo fenomeno. Il tema del report che oggi presentiamo è invece l'immigrazione. Come già detto la professoressa Sciarrone, è un tema complesso, delicato, non scontato, trattato troppo spesso come emergenza, mentre ha bisogno di trovare un ruolo riconosciuto e ben governato, in maniera che sia strutturalmente inserito nei processi di sviluppo demografico ma anche sociale ed economico del paese e quindi vada oltre questa emergenza continua. E gli stranieri inoltre si trovano ad essere anche una delle categorie più vulnerabili all'interno delle fratture sociali che attraversano oggi l'Italia. Come poi conferma la ricerca, che vedremo appunto nella presentazione che seguirà, quella degli immigrati è una presenza oramai imprescindibile. La riduzione demografica determinata dalla denatalità passata, a fronte poi di un accentuato invecchiamento della popolazione, va a produrre squilibri crescenti nel rapporto tra pensionati ed occupati. Come dicevo, il tema trattato nel primo report di Laboratorio Futuro, che aveva il titolo Un buco nero nella forza lavoro, si è concentrato su come questi squilibri demografici possono trovare risposta rafforzando l'occupazione giovanile. Ma come si fa vedere nel report stesso, anche portando l'occupazione giovanile e femminile a convergere con la media o i valori più elevati in Europa, questo non basterebbe a colmare gli squilibri finora prodotti e a rafforzare, a alimentare un paese che voglia crescere e che voglia appunto rafforzarsi nel proprio futuro, nelle sue possibilità di sviluppo. Quel rapporto rimandava a un rapporto successivo che avrebbe trattato anche il ruolo dell'immigrazione come ulteriore leva in questa direzione, ed è appunto quello che presentiamo oggi, un report steso dai colleghi Bonifassi e Paparusso, a cui do la parola con tutto l'interesse appunto ad ascoltarli con alcune delle evidenze o degli elementi principali della ricerca, che poi potrete trovare completa scaricandola liberamente dalla piattaforma di Laboratorio Futuro dell'Istituto Toniolo. Prego.
Grazie. Grazie Alessandro, anche a nome di Angela Paparusso ringraziare il Laboratorio Futuro e l'Istituto Toniolo per averci dato quindi l'opportunità di approfondire questo tema che ovviamente, come veniva ricordato nell'introduzione, di grande importanza. Tra l'altro, non limitandoci quindi a una analisi dell'impatto economico dell'immigrazione, ma considerando anche i risultati della indagine condotta dall'Ipsos sugli atteggiamenti degli italiani e sulle conoscenze soprattutto degli italiani verso questo aspetto del fenomeno migratorio. L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro è evidentemente l'aspetto principale, l'aspetto centrale del processo di inserimento e di integrazione degli immigrati all'interno della società d'arrivo. È un aspetto centrale quindi per quei 6 milioni di persone, per quei più di 6 milioni di persone tra stranieri e naturalizzati che ormai da anni contribuiscono alla vita economica, danno il loro contributo alla vita economica, ma anche alla vita sociale del nostro paese. A volte anche lo stanno dando da 2-3 decenni. È un insieme anche quantitativamente importante che rappresenta ormai più del 10% della popolazione totale, se al numero degli stranieri aggiungiamo anche il numero dei naturalizzati, ma va detto è un numero che, su cui più raramente si concentra l'attenzione rispetto invece all'attenzione mediatica e anche del mondo politico data al problema degli sbarchi, peraltro importante anch'esso, ma che riguarda sicuramente aggregati di dimensioni molto più modeste, riguardando qualche migliaio di persone. Da questa situazione, da questa mancanza di interesse, da questo scarso interesse, deriva a nostro avviso in primo luogo una percezione spesso non corretta del fenomeno e i risultati del sondaggio Ipsos da questo punto di vista sono estremamente significativi. A volte non solo gli italiani pensano che gli immigrati, gli stranieri sono il doppio di quanti in realtà essi siano, ma molto spesso questo li porta poi a considerare in maniera erronea tutta una serie di ricadute economiche e di impatto del fenomeno. Però questa scarsa attenzione ha a nostro avviso anche un ulteriore punto negativo, perché impedisce o ha impedito sinora al paese di realizzare come l'immigrazione sia soprattutto il risultato di una domanda di lavoro straniero che in questi ultimi 30 anni si è prodotta per tutta una serie di caratteristiche della nostra società e a volte anche di distorsioni profonde. Questo ha impedito non solo di considerare quindi il ruolo effettivo nel dibattito pubblico, il ruolo effettivo che ha avuto l'immigrazione in questo trentennio, ma ha rallentato anche la discussione e la ricerca di soluzioni a problemi importanti per il nostro paese. In primo luogo quello demografico che era stato ricordato nell'introduzione e che ha avuto già l'attenzione di un paio di rapporti del Laboratorio Futuro. L'Italia è un paese che da almeno 30 anni presenta i tassi di fecondità più bassi in Europa, sta in quella molto spesso in questo trentennio è stato nella soglia di fecondità più bassa, quella lowest low fertility che caratterizza tassi di fecondità al di sotto di 1,3 figli per donna, e i risultati sono evidenti anche sul piano complessivo. Ormai dagli ultimi 6 anni la popolazione italiana è in diminuzione crescente e su cui ovviamente il Covid ha avuto poi possibilità di ampliare nuovamente ulteriormente questa perdita di popolazione. Va detto che sotto l'aspetto demografico va segnalato positivamente sia il Family Act che l'assegno unico, che se non rappresentano la soluzione del problema demografico del paese, sicuramente indicano che finalmente si è imboccata una strada che potrà permettere al paese di dotarsi quindi di strumenti di intervento adeguati. In secondo luogo va ricordato però anche un problema di tipo economico. Il nostro sistema produttivo continua ad essere
caratterizzato da una domanda di lavoro che molto spesso si concentra su occupazioni di basso livello, non tenendo conto quindi in questo modo che in realtà il capitale umano, la struttura della società italiana da questo punto si è molto modificata in questi anni con la crescita del livello di istruzione delle nuove generazioni. Questo provoca inevitabilmente una distorsione, un mismatch tra le caratteristiche della domanda di lavoro e le caratteristiche dell'offerta di lavoro, su cui ovviamente poi la cui soluzione è spesso demandata all'immigrazione. Ancora non possiamo non ricordare come l'economia italiana abbia una quota di sommerso e di irregolare che è molto più elevata di quanto non avvenga nei nostri vicini dell'Unione Europea, dell'Europa centro-settentrionale. Abbiamo poi un sistema di welfare che sicuramente, che anche prima del Covid faticava molto a tenere il passo dell'invecchiamento crescente della popolazione, ma anche dei cambiamenti in atto nelle relazioni di genere, che per quanto ritardati rispetto a quanto avviene in altri paesi europei, sicuramente hanno influenzato anche in maniera profonda la nostra società. In tutte queste aree problematiche l'immigrazione in questi anni ha dato un contributo rilevante, è stata molto spesso la soluzione principale, anche se tutto ciò è avvenuto poi in assenza di una esplicita politica di richiamo. L'immigrazione non può però certo essere la soluzione a tutti questi problemi, anche se di fatto in questi anni molto spesso lo è stata, ma può dare un contributo rilevante ad affrontarli, soprattutto se è ben organizzata e soprattutto se riusciamo quindi a gestirne tutti gli aspetti e tutte le problematicità. Del resto, gli stessi esercizi previsivi considerati nel rapporto hanno mostrato chiaramente come per affrontare quella che si sta caratterizzando come un drammatico declino numerico della nostra popolazione in età lavorativa, il Paese non può affidarsi a una sola soluzione, ma ha bisogno di un mix di interventi che determinino quindi e puntino a far crescere la fecondità e quindi il numero dei nati, aumentare il lavoro femminile, perché siamo da questo punto di vista molto indietro, basti pensare che il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni delle donne meridionali sta a 45 punti al di sotto del livello della Svezia, che rappresenta il massimo europeo, e quindi questo comporta anche interventi decisi nel riequilibrare quindi le relazioni di genere. Bisogna migliorare il capitale umano, perché anche qui presentiamo dei ritardi rispetto agli altri paesi, ed è ben noto come i tassi di attività aumentino al crescere del livello di istruzione della popolazione, e far ricorso ovviamente a un'immigrazione ben gestita, che potrebbe rappresentare quindi una parte delle risposte necessarie a risolvere i problemi del paese. Grazie. Bene, grazie al dottor Bonifassi. Dopo questo inquadramento che pone in maniera molto chiara il tema, tra l'altro da parte di uno dei maggiori esperti in Italia sul tema dell'immigrazione, passerei la parola alla dottoressa Paparusso per appunto un approfondimento anche, immagino, attraverso delle slide. Prego. Sì, grazie. Ho preparato alcune slide, le condivido. Ok. Ecco, spero si vedano. E appunto, per entrare più nel vivo del rapporto che abbiamo curato e muovendo appunto dalle considerazioni di Corrado Bonifazi, cercare di apprezzare quanto gli aspetti demografici abbiano giocato un ruolo nella
determinazione dell'attuale configurazione della popolazione straniera in Italia, abbiamo considerato la popolazione 2049, di età 2049, che è centrale per la società appunto di qualsiasi paese, e l'abbiamo analizzata per cittadinanza e per ripartizione geografica. Quello che emerge è che la popolazione italiana, sia al centro-nord che al mezzogiorno, si riduce costantemente nel periodo considerato, quindi fra il 2002 e il 2020, mentre la popolazione straniera aumenta, e aumenta soprattutto al centro-nord, quindi nelle regioni in grado di attrarre maggiormente forza lavoro straniera. Se quindi la popolazione italiana in questi circa 20 anni si è ridotta di 4,6 milioni, naturalmente per l'età 2049, quella appunto straniera si è aumentata di 2,1 milioni. Cosa ci dicono i tassi di occupazione della popolazione italiana e straniera negli ultimi anni? Ci dicono sicuramente che la crisi economica del 2008, che poi ha avuto i suoi effetti in Europa e in Italia nel 2012-2013, ha inciso negativamente e fortemente sulla popolazione straniera, soprattutto su quella maschile, che sebbene si mantenga ad un livello superiore rispetto alla popolazione italiana, non è riuscita dopo il 2013 a recuperare tutto quel vantaggio, per poi appunto ridursi ulteriormente anche nell'ultimo anno della crisi economica dovuta appunto alla pandemia di Covid-19. Le donne straniere mantengono invece un andamento più costante per quanto riguarda appunto i tassi di occupazione, almeno fino al 2017, quando invece l'andamento si riduce appunto ed è ulteriormente aggravato dalla situazione dell'ultimo anno. Se quindi possiamo comunque dire che questi dati ci restituiscono l'immagine di una popolazione straniera che è strutturalmente integrata nei sistemi produttivi e sociali del nostro paese, i tassi di disoccupazione ci raccontano anche in qualche modo la loro vulnerabilità. Come possiamo vedere, sempre nel periodo 2006-2020, gli unici tassi di disoccupazione che non si riducono quasi mai sono quelli delle donne straniere, che quindi vivono una doppia, diciamo, problematicità. Dopo il picco appunto negativo, quindi di grande disoccupazione del 2013, i tassi di occupazione dei maschi, sia stranieri che italiani, ma anche delle donne italiane, si riducono appunto costantemente. Quindi le fluttuazioni economiche negative, le crisi economiche pesano in qualche modo sui stranieri più che sugli italiani. Guardare però l'occupazione e la disoccupazione non è totalmente sufficiente per capire il livello di integrazione appunto economica della popolazione straniera nel mercato del lavoro italiano. I dati infatti sul tipo di occupazione della popolazione ci aiutano a capire fondamentalmente due cose. La prima è che, nonostante appunto, come ha detto il professor Rosina, un certo dibattito, una certa percezione, il lavoro degli stranieri in Italia non è da considerarsi come una minaccia o come un ostacolo alla partecipazione appunto degli italiani nel mercato del lavoro, ma piuttosto come qualcosa di complementare, visto che appunto gli stranieri svolgono dei lavori meno qualificati degli italiani. Ma poi, se andiamo anche a guardare il lavoro che svolgono gli stranieri, appunto maschi e donne, anche lì riusciamo a capire in che modo gli stranieri reagiscono o resistono diversamente alla crisi economica. Più nel dettaglio, quindi, cosa abbiamo? Abbiamo che gli stranieri svolgono principalmente lavori come artigiani, operai specializzati, agricoltori, lavorano come conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli,
e svolgono professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, ma anche e soprattutto professioni non qualificate, in misura maggiore rispetto appunto agli italiani. Le donne invece sono occupate nelle professioni qualificate, nelle attività commerciali e nei servizi, che abbiamo visto includono anche le cosiddette badanti, e poi le professioni non qualificate. Quindi questo ci dice in qualche modo che le donne straniere forse riescono a resistere comunque alla crisi economica, anche perché si inseriscono in un mercato del lavoro che è domandato appunto dall'invecchiamento demografico e dalla maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro. E questi dati non sono cambiati o sono cambiati solamente, insomma, leggermente tra il 2019 e il 2020. Infine, un tema che si riaffaccia, possiamo dire, abbastanza costantemente nel dibattito pubblico e politico, soprattutto in momenti di recessione economica, è quello dei costi dell'immigrazione. Ora, la percezione abbastanza diffusa è quella per cui gli immigrati rappresentano un onere per la nostra società, perché ricevono in termini di servizi di welfare più di quello che pagano, di più di quanto contribuiscano in termini di tasse. Se però andiamo a vedere i dati sulle entrate e sulle uscite dovute alla presenza straniera, il bilancio, quindi la differenza appunto fra entrate e uscite, per imputabili all'immigrazione è positivo ed è di pari a circa mezzo miliardo di euro. Colpiscono sicuramente i contributi previdenziali e sociali, che naturalmente si tradurranno in pensioni future, ma che al momento rappresentano un'importante entrata per le casse del nostro sistema previdenziale. Quindi questi dati ed altri che troverete, insomma, nel rapporto aiutano un po' a far luce, a chiarire alcune percezioni appunto sull'immigrazione, e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie alla dottoressa Paparusso, che con molta efficacia ci ha presentato alcuni dei dati cruciali tra quelli dell'Open Paper di Laboratorio Futuro, in tempi anche molto limitati, ma insomma il tempo per poter affrontare anche un po' più estesamente questo argomento ce l'abbiamo, quindi chiederei ulteriormente a dottor Bonifazi e alla dottoressa Paparusso di dirci magari qualcosa in più prima di passare la parola per le conclusioni al ministro Giovannini. Quindi se la regia rimette i due autori del report, ecco, in piena evidenza. E quello che vi chiederei è, facendo riferimento al report, ma insomma anche alla vostra approfondita conoscenza più in generale del tema, è perché l'Italia possa effettivamente fare un salto di qualità sia nel dibattito pubblico, quindi di consapevolezza anche culturale rispetto al tema, e quindi di conseguenza anche del consenso, della condivisione delle scelte che il paese deve fare per costruire un futuro migliore, e quale ruolo può avere appunto l'immigrazione. Vi chiederei sotto quali aspetti attualmente vedete l'immigrazione italiana trattata come emergenza, cioè se noi dovessimo proprio caratterizzare il come è ancora considerato un'emergenza, quali sono appunto gli elementi da superare rispetto a questo, e quindi di conseguenza anche siccome poi quello che viene fatto nel report, oltre a mettere assieme la migliore evidenza empirica disponibile rispetto al tema, è di costruire anche degli scenari e che quindi responsabilizzano appunto verso le scelte di oggi, e quindi quali scelte per uno scenario, andare nella direzione dello scenario più positivo, quello più sostenibile, e come l'immigrazione può diventare parte integrata del modello sociale ed economico del paese, che ci aiuta ad andare nella direzione degli scenari più auspicabili, diciamo.
e poi scegliete voi insomma come destreggiare all'interno di queste domande, e cosa si fa un po' negli altri paesi, cioè di dare un po' una coordinata anche rispetto agli altri paesi. Penso alla Germania, ma non solo, la Germania ha una struttura demografica invecchiata simile a quella italiana, ha subito una forte denatalità e quindi un accentuato invecchiamento della popolazione, ma è stata molto più capace di intervenire su un mix di leve, di fattori, quelli appunto a cui accennava il dottor Bonifassi, che cioè quello che noi abbiamo in mente di fare con il Family Act, loro l'hanno già iniziato a realizzare prima della recessione precedente, l'investimento sui giovani, sull'occupazione giovanile e femminile, sulle misure di conciliazione, riesce a farlo in misura migliore, ma non per questo rinuncia all'immigrazione, anzi l'immigrazione è parte rilevante di leve viste in maniera sistemica che aiutano poi l'economia tedesca di essere solida e di poter essere incoraggiata ad alimentare appunto anche i meccanismi che consentono di costruire un futuro più solido. Ecco, quindi qualche elemento da voi su questi punti. Grazie. Bah, insomma, le domande che ci hai fatto sono molte e tutte complesse. Io avverto, rispetto poi alla domanda principale, che è quella come fare entrare, come trovare quindi dei canali di utilizzo dell'immigrazione che permettano all'immigrazione di entrare nel processo decisionale non più solamente come emergenza, un'emergenza che peraltro, io questo credo vada sottolineato nuovamente, riguarda in realtà numeri ma molto molto più contenuti di quelli che invece riguardano gli immigrati che da anni e a volte da decenni hanno trovato un loro percorso di inserimento e di integrazione nella nostra società. Da questo punto di vista io credo che lo scarto tra quello che sarebbe auspicabile e quello che è stato il discorso pubblico e politico sull'argomento ha purtroppo una distanza notevole, perché in realtà né i governi di centrosinistra né tantomeno quelli di centrodestra hanno in questi 30 anni mai utilizzato l'immigrazione consapevolmente come uno strumento di programmazione sociale, se vogliamo, a differenza di quanto avviene in altri paesi, tipico il caso dei paesi di immigrazione permanente del Nord America o dell'Oceania, il Canada, gli Stati Uniti, ma anche l'Australia e la Nuova Zelanda. Tu facevi l'esempio della Germania, la Germania però da questo punto di vista presenta una diversità profonda con l'Italia. La Germania ha una tradizione ormai da 70 anni di utilizzare l'immigrazione esplicitamente come una leva demografica. L'ha fatto una prima volta nell'immediato dopoguerra, quando gli arrivi dai territori persi dalla Germania e passati ad altri paesi, o anche i profughi dalla Germania orientale e dalla Germania occidentale, hanno di fatto permesso di attenuare quelle che erano state le perdite demografiche della Seconda Guerra Mondiale. Lo ha fatto negli anni 50 e 60 con l'immigrazione dei lavoratori ospiti, prima arrivati per soggiorni temporanei e poi entrati invece permanentemente, rimasti permanentemente in Germania, come è avvenuto per molti immigrati italiani, ma non solo italiani, anche turchi e tedeschi, turchi, scusate, jugoslavi. E va detto che fino agli anni 90, anni 80, primi anni 90, la Germania Non si definiva un paese non di immigrazione, nonostante ormai i lavoratori stranieri e le loro famiglie fossero arrivati e avessero già raggiunto dimensioni di milioni. Ma fatto questo, con la caduta poi del muro di Berlino, nuovamente la Germania ha utilizzato la leva demografica favorendo l'immigrazione con percorsi di sostegno e investimenti notevoli delle minoranze tedesche di cultura e lingua tedesca, ma che in realtà avevano lasciato in alcuni casi la Germania addirittura da 2-3 secoli prima, e l'ha rifatto anche recentemente con
i profughi provenienti dalla Siria, accettando quasi 1 milione di rifugiati nel 2015 e nel 2016. Lo stesso aumento della fecondità in Germania in realtà deve molto anche al contributo di questo di questi arrivi. La fecondità ha superato gli 1,5 grazie al contributo della popolazione straniera, altrimenti sarebbe stata più elevata di quella italiana, ma insomma si sarebbe fermata un po' sopra l'1,4 figli per donna. E sinceramente io vedo questo percorso come estremamente difficile, perché purtroppo il dibattito resta fermo su fattori chiaramente emergenziali, non riuscendo, avendo difficoltà a considerare l'immigrazione anche a scopo poi di vantaggio e d'opportunità per il paese, perché poi guardando a quello al ruolo che ha avuto l'immigrazione in questi anni, ci ha permesso comunque di gestire in forma, se volete, molto lasciata poi all'azione delle famiglie e dei vari agenti sociali, un invecchiamento che ha avuto dimensioni non riscontrate in nessun altro paese, tra l'altro permettendo anche, quindi non pesando, pesando in misura minima su quello che è il bilancio statale. Quindi questa è un po' la situazione, cioè noi in realtà ci troviamo di fronte a dei problemi demografici così ampi e così grandi che abbiamo bisogno di intervenire su tutti gli aspetti. Io d'altra parte ho difficoltà a credere che un paese in declino demografico possa crescere a lungo a tassi del 4-5% come vengono prospettati dagli organismi internazionali o anche dalla Confindustria o dalla Banca d'Italia. Questo come prima è, ma l'altra notazione è che quando ripartirà, come d'altra parte già sta avvenendo, la domanda di lavoro, noi ci troviamo con carenze di lavoratori a cui va data una risposta immediata, cioè non, in tempi di globalizzazione non è che chi è un'impresa che ha bisogno di certe figure professionali può aspettare che queste vengano formate o che addirittura nascano i lavoratori che poi occuperanno quei posti. È evidente che non è previsione molto difficile quella che pensare che ci sarà una nuova ripresa dell'immigrazione. Quello che è auspicabile è che questa volta avvenga con una maggiore consapevolezza collettiva. Grazie. Bene, grazie. Dottor Bonifazi, è arrivata una domanda che si collega proprio all'ultima parte di quello che dicevi, Corrado, e ce la rivolge Sabino Mazzilli, la dico perché così lo colleghiamo e chiedo alla dottoressa Paparusso se ha qualcosa brevemente, e poi così passiamo anche alle conclusioni, qualche indicazione su questo appunto. La domanda è la seguente: concordo per l'opportunità nell'economia italiana, come mai gli immigrati non vengono canalizzati verso le loro attitudini e indirizzi e verso le aziende che ne hanno bisogno? Ecco, insomma, questa domanda appunto porta l'attenzione alla alcuni settori dell'economia italiana che da tempo hanno bisogno di manodopera che non trovano e che la ripartenza anche dopo la crisi sanitaria ripone una questione di fabbisogno a cui appunto l'immigrazione, se aiutata a inserirsi in maniera adeguata nel rapporto fra domanda e offerta, può effettivamente dare una risposta. Prego. In realtà, riflettendo su quelli che sono stati appunto i risultati dell'indagine Ipsos, per cui è stato chiesto ad un campione rappresentativo della popolazione italiana di spiegare o di dire, quindi un campione di 1000 persone, di dire il principale motivo di ingresso dei stranieri in Italia. La maggior parte, quasi il 50% delle persone, ha risposto che il motivo principale dell'ingresso è il lavoro. In realtà il dato reale che abbiamo osservato appunto per il 2019 è del 6,4%. Quindi gli immigrati in Italia non entrano per lavoro, ma entrano principalmente, più insomma del 50%,
progetto per il ricongiungimento familiare. Questo perché per naturalmente la crisi economica, ma per la mancanza di politiche attive di attrazione appunto dell'immigrazione nella economia italiana, quindi per esempio il sistema dei decreti flussi che dovrebbe canalizzare appunto gli immigrati verso le aziende che hanno più bisogno, verso appunto una domanda di lavoro mirata, e questo praticamente non succede. L'immigrazione è invece lasciata principalmente al canale diciamo familiare, seguito poi dai motivi di studio, di motivi di religione e salute, e poi la protezione internazionale. Un altro dato appunto importante che ci fa molto riflettere, sempre tra differenza tra percezione, tra dati percepiti e reali, è quello sul lavoro che svolgono gli immigrati nella società italiana. La stragrande maggioranza ritiene che gli immigrati in Italia lavorino in agricoltura, e quello che abbiamo visto appunto dai dati nelle slide che ho mostrato è invece un dato diverso. L'agricoltura in generale accoglie una popolazione in età del lavoro inferiore rispetto a quello naturalmente dei servizi, e abbiamo visto dove gli stranieri sono principalmente occupati. Quindi ecco, credo, e questo è stato naturalmente, mi permetto di dire, alimentato da un dibattito appunto politico e pubblico che ha molto focalizzato l'attenzione per esempio sull'agricoltura, quindi sulla mancanza sicuramente di manodopera, ma in una misura maggiore rispetto a quella reale, e non sottolinea quanto invece gli immigrati già nelle società contribuiscano, nella società italiana già contribuiscano nelle nostre famiglie, nelle nostre imprese, attraverso lavori diversi, tra cui per esempio quello dell'assistenza alla persona e alla cura, l'assistenza domestica. E inoltre, a proposito di canalizzare gli immigrati verso le loro attitudini, no, i loro indirizzi personali, c'è anche il dato che abbiamo appunto analizzato e mostrato nel rapporto sul livello di istruzione. C'è sicuramente un fenomeno molto importante in Italia, che è quello della overqualification, cioè gli immigrati in Italia sono più istruiti di quanto le loro professioni, le loro occupazioni richiedano, quindi in qualche modo si abbassano diciamo le loro competenze per trovare lavoro in delle nicchie diciamo di mercato del lavoro che non richiedono le competenze che questi posseggono. Quindi evidentemente attiriamo e integriamo gli immigrati nella società italiana in dei settori appunto a bassa, a scarsa qualificazione, a scarsa remunerazione, e quindi questo li espone naturalmente, da una parte espone loro ad una maggior vulnerabilità appunto anche di fronte a cambiamenti come quello delle crisi economiche, ma soprattutto in realtà espone noi stessi a una minor competitività internazionale, visto che l'immigrazione è qualcosa di cui sicuramente appunto abbiamo bisogno, ma che non viene valorizzata, riteniamo, nel giusto modo. Bene, grazie. Direi quindi che a questo punto è il momento delle conclusioni, che abbiamo deciso di affidare al professor Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Enrico Giovannini ha un profilo particolarmente adatto per le osservazioni finali rispetto al report oggi presentato. La lettura della realtà attraverso i dati è un aspetto che ha consolidato all'OCSE, e come presidente dell'Istat, oltre che come docente universitario. Lo sguardo verso il futuro e la definizione di scenari che poi aiutano a indirizzare le scelte di oggi è un approccio che sta al centro dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di cui è portavoce, solo per citare alcuni dei titoli e delle cariche del suo ricco e articolato profilo. Lo ringraziamo quindi per aver accettato l'invito e gli passo la parola. Prego. Grazie Alessandro, grazie a tutti, grazie in primo luogo al Laboratorio Futuro, che ci aiuta questo paese a fare una cosa che il paese non è molto abituato a fare, cioè pensare nel medio e lungo termine. Grazie a te e grazie a chi ha preparato la ricerca, l'ha presentata, perché è evidente che il tema di cui parliamo oggi è un tema, come si dice, strategico, usando un po' di questa parola, è un tema centrale per il futuro del nostro paese, ma non solo del nostro paese, direi di tutto il continente europeo.
Come avete mostrato, ci sono punti di vista diversi, la società è certamente spaccata sull'argomento, ci sono una serie di stereotipi, ci sono una serie però di problemi reali. E sono i problemi, tra l'altro, di cui in parte discuterà il Consiglio europeo di fine giugno, perché il tema delle politiche dell'immigrazione, come dicevamo, è un tema che riguarda tutti i paesi europei, riguarda l'Europa nel suo complesso. E sappiamo che ci sono una serie di fenomeni, dal cambiamento climatico alle crisi economiche, alle guerre, naturalmente, che spingono e spingeranno una serie di paesi fragili su una possibile rotta di immigrazione verso l'Europa, come è sempre stato con le persone che vivono nei luoghi in cui si sta peggio, desiderano di andare nei luoghi in cui si sta meglio. E l'Italia da questo punto di vista lo fa presente il rapporto, ma no, ce lo racconta anche la cronaca, è molto spesso vista come un paese di passaggio verso altri paesi europei, e questo naturalmente pone una serie di tematiche politiche nei confronti dell'Unione Europea, degli altri paesi dell'Unione Europea, che va al di là della questione di ricollocamento dei flussi. Al di là di queste tematiche, però, di natura geopolitica, strategica, giustamente la ricerca fa notare come l'integrazione degli stranieri che a vario titolo sono arrivati in Italia, che appunto alcuni derivano dalle sanatorie precedenti, in alcuni casi in quanto richiedenti asilo, in altri casi in quanto irregolari o regolarizzabili, ma non nel breve termine, questo tema è un tema ineludibile. E lo è tanto più in una fase che, come il rapporto mostra chiaramente, intercetta dei cambiamenti demografici profondi nel nostro paese. Questo ha a che fare con la domanda di servizi, ha a che fare con la domanda di occupazione di settori come le costruzioni, non solo, anche l'assistenza alle persone che ormai hanno una presenza molto forte di immigrati, e come abbiamo visto anche nei drammatici fatti di cronaca negli ultimi giorni, tocca settori come l'agricoltura, come la logistica, insomma ormai pervade molti dei settori di attività economica. E proprio in un momento di ripresa economica, anzi di rimbalzo forte, come speriamo, come i dati ci indicano, e di investimento attraverso il PNRR in settori come le costruzioni ad alta intensità di manodopera immigrata, il tema non può essere trattato con superficialità. Nel rapporto si fa anche riferimento al tema della riqualificazione delle nostre periferie, di aree urbane che vanno riqualificate rapidamente, non solo quelle ad alta presenza di persone straniere, di cittadinanza non originariamente italiana, ma comunque, perché abbiamo delle aree delle nostre città veramente degradate, ed è su questo su cui vorrei concentrare la parte finale di queste brevi conclusioni. Il Ministero, con la Ministra De Micheli, aveva avviato un programma molto importante, un programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, il PINQUA. Sulla base di questo progetto sono stati pubblicati dei bandi a cui hanno risposto tantissimi comuni italiani con progetti molto interessanti dal punto di vista della riqualificazione urbana, nella riqualificazione che non è soltanto riqualificazione all'interno di un appartamento o di una casa, ma è una riqualificazione dell'area,
E questo è un elemento cruciale nei programmi di riqualificazione, perché non parliamo semplicemente dell'efficientamento energetico, del miglioramento del singolo, della singola unità abitativa, ma parliamo di socialità, parliamo di spazi di co-working, parliamo di spazi comuni, parliamo di spazi anche adatti alla socialità di persone di età anziana, che sappiamo che ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono nel nostro paese pur non essendo non autosufficienti, in sostanziale isolamento. Quindi la tematica riguarda, come dicevo, tutte le nostre città o molte delle nostre città, ma riguarda in particolare la condizione, la qualità della vita di famiglie immigrate. Dopodiché abbiamo i dati dell'Istat di qualche giorno fa sull'aumento della povertà in Italia, che mostra come ci sia stato un forte aumento della povertà tra gli immigrati, in particolare le famiglie con figli se non sbaglio, specialmente nell'area del nord del paese. Quindi, torno al titolo della vostra ricerca. Gli immigrati nell'economia italiana tra necessità e opportunità, mi sento di dire che dobbiamo ragionare sugli immigrati nell'economia e nella società italiana, perché i due aspetti sono intrinsecamente connessi, indissolubilmente connessi. E tra necessità e opportunità io aggiungerei dovere. Dovere da parte delle istituzioni che hanno e devono avere un approccio appunto integrato anche al benessere di queste comunità nel rispetto della legalità, per combattere l'assenza di legalità laddove è un fenomeno purtroppo diffuso. Dunque è un elemento a tutto tondo su cui il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi complementari possono dare un contributo, perché in particolare noi rifinanziamo, potenziamo con oltre 2 miliardi di euro proprio quel piano, quel programma nazionale innovativo sulla qualità dell'abitare, per usare al meglio i tanti studi progettuali, le proposte che ci sono arrivate dai comuni e che non avrebbero trovato spazio finanziario nella legge che aveva appunto lanciato il PINQUA. Ma io credo che il governo, al di là di ciò che gli enti locali hanno il dovere e la possibilità di fare, anche in questa ottica di ripartenza, in termini di trasporto pubblico locale, di miglioramento delle connessioni tra periferie, il centro, anche con le aree interne, e su questo ci sono fondi molto consistenti da parte del PNRR, dicevo, lo Stato centrale ha una responsabilità tutta particolare, e cioè quella di coordinare meglio le proprie politiche. Sappiamo che la presenza degli immigrati non è esclusiva naturalmente, ma è molto concentrata nelle città e nelle grandi città o nelle medie città. Ed è qui dove io da tempo, prima di far parte di questo governo e adesso, mi batto per la ricostituzione su basi nuove del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, per coordinare le varie politiche sull'edilizia, sulla riqualificazione, sulla mobilità, che impattano sulle città. È abbastanza paradossale che il nostro paese abbia un piano nazionale, un programma nazionale per le aree interne, mentre non ha un programma nazionale coerente per le città. Ecco, questa coerenza tra i singoli interventi dello Stato, delle regioni e dei comuni stessi, in particolare sulle città di medie e grandi dimensioni, se venisse realizzata anche a parità di fondi,
potrebbe dare un contributo molto importante per l'integrazione non solo economica e sociale della popolazione straniera in Italia. Un'ultima considerazione ha a che fare con l'impatto di questa pandemia e di questo dramma che abbiamo vissuto e che in parte continuiamo a vivere. Questo ha a che fare con la frequenza scolastica, con l'apprendimento a distanza, e gli studi ci dicono chiaramente che le bambine, i ragazzi e le ragazze più fragili hanno visto aumentare il loro divario dai coetanei a causa della didattica a distanza. Non ci sono ancora dati consolidati sull'abbandono scolastico, che già, ricordo, era molto alto nella popolazione immigrata, molto più alto di quello della popolazione autoctona. Il rischio che questa pandemia abbia generato un'ulteriore distanza, un aumento ulteriore del tasso di abbandono scolastico va preso in considerazione, va fronteggiato, come questo governo ha proposto di fare e sta facendo anche nel corso delle prossime settimane estive, nel periodo estivo, ma soprattutto alla ripresa della scuola. Lo dico perché curarsi di queste persone più fragili, più giovani, i più deboli in assoluto, per rimarginare le ferite della pandemia, è un modo per assicurare non solo il loro futuro, ma il futuro del nostro paese, visto che saranno in molti casi lavoratrici e lavoratori che poi opereranno nel nostro paese, magari rimpiazzando gli italiani in alcuni lavori che non vogliono più svolgere. Ecco, il rischio di un impatto negativo sul capitale umano, sui più piccoli, sui più giovani, nella componente immigrata, è un rischio che non possiamo correre e che dobbiamo fronteggiare proprio in quell'ottica di futuro che Laboratorio Futuro ci aiuta sistematicamente ad analizzare. Grazie. Bene, grazie al Ministro Giovannini per il richiamo anche alla necessità di declinare il tema della presenza straniera in coerenza anche con, appunto, le politiche urbane e la qualità della vita nelle città, ma è più in generale perché ha insistito sulla dimensione sociale oltre che economica dell'immigrazione. Siamo arrivati alla conclusione di questo webinar, ringrazio i relatori, abbiamo cercato di toccare alcuni punti di rilievo, non certo tutti, ma insomma alcuni comunque importanti per aiutare a qualificare il dibattito pubblico su questo tema che, ribadiamo, è comunque complesso, delicato e di non facile soluzione, ma che ha a che fare con la qualità del nostro futuro, e le scelte che oggi prendiamo su questo tema condizionano quello che saremo domani. E per saperne di più rinvio al paper che potete scaricare dal portale di Laboratorio Futuro dell'Istituto Toniolo, quindi grazie ancora e l'appuntamento è alla presentazione del prossimo report. Buona giornata a tutte e a tutti.